Ciao a tutti, sono Serge Adrian ed eccoci qua tornati con Call of Duty. Oggi andiamo avanti con la campagna lasciata nell'episodio 1. Andiamo avanti con la missione 2. Allora, abbiamo lasciato che il nostro eroe aveva perso un braccio. Nella speranza che si riesca a riportare pace e stabilità nella aveva perso il suo braccio e il suo migliore amico. Adesso infatti vedrete la scena del funerale. Non so ancora darmi una risposta. Tutti muoiono. E ci tengo a precisare, come ho detto, che nei video quando così ci vedo dei giochi in prima persona. È facile che una morte diventi solo un numero. Preferisco non mettere la mia faccia in alto a destra o a sinistra, appunto perché non vorrei ostacolare la visione del gioco. Già quando faccio FIFA un po' ostacola, non vorrei che lo facesse del tutto, quindi preferisco fare la voce in terzo campo. Non premo X perché comunque voglio farvi vedere il filmato. Il valore di una vita. Questo era influisce sulle vite il miglior amico di appunto del protagonista. Irons è stato un grandissimo soldato. Irons si chiamava. Ed eccoci qui la missione numero 2 che si chiama Atlas. Ex specialista, vedremo, guardate qua. Lascia familiari. Aspettate appena. Dovrò rendere omaggio alla bara. Vedrete che il nostro protagonista è senza un braccio. Ora guardate bene. Attenti. Questo è il papà del defunto. Diciamo che la grafica fuori dal contesto di guerra potrebbe essere migliore. Un po' da PlayStation 3, ecco. Ecco, guardate, ecco, senza un braccio. Sto cercando di seguire Comac, che è il capo, quello che fa. Reggetevi! Will era tra i migliori. Senti, ci teniamo a voi. Se mai mi scusi, servisse. Soldato Mitchell. Jonathan Irons, il padre di Will. Ma forse mi ho sbagliato. Sentite, quello non era il padre, quello prima. Grazie, non ricordo, sentite. Insomma. Questo sicuramente è il Mitchell padre. Mitchell era il migliore amico di Will. Avete pagato un prezzo troppo alto per la pace. È stata una vera tragedia, signore. Una tragedia che si sarebbe potuta evitare, sergente. Figliolo, voglio darti una seconda occasione. Mitchell è stato congedato per le ferite. Lo so benissimo, sergente. Ma le protesi di Atlas sono 20 anni più avanti rispetto a quelle stesse. Adesso andremo a vedere che metteranno la protesi al braccio al nostro protagonista, Mitchell. Pensaci. Onora la morte di Will. Sergente? Che ci fanno qualche punturina su. Vi spoilerò qualcosa. Meno per intrattenervi. Ecco appunto, ci danno la protezione e c'è da fare questa simulazione. Per salvare il presidente. Siamo nel Maryland in America qui. Ho preso, eh? Oh. Alla cucina. Atlas 01, presidente individuato. Sala media alla sud. Ok, Prophet, siamo. No, la macchina del caffè non si rompe. Ah, li posso massacrare attraverso la porta, che figata. No, forse no, forse sì. Attenzione alla granata. Ok. Ci
Fatti alzare la carica per salvare il presidente qua. Allora. Ottimo. Oh, non me ne ero accorto. Non ricordavo che c'era anche lui. Può identificarsi? Zulu Tango. Ok. Tenga giù la testa. Ok. Certe cose non si distruggono. Dobbiamo tornare via. Torniamo indietro. Sì, magari tu camminassi. Rileviamo dei droni sul retro. La parola droni mi irrita alquanto. Che qui non si può passare. Non è sfondabile. Perché si esce di qui? Grazie. Ok. Perfetto, aiuto, la protezione, ok, la protesi. Facciamo fuori lui, 2, 3. Ah, ecco dov'era. Ora non credo che mi prenda più, eh. Ok. Attenzione, c'è qualcuno che dà noia. Via, via! Una pattuglia! Giù! Tutti giù! Ok, bastava fare così alla fine. Prophet, ci avviciniamo alla strada nord. Stato del recupero. Trasporto in arrivo. Un minuto. Dovremo trincerarci finché non sarà qui. Respingiamoli! Uomo a terra! Che problema hai col braccio? Non li vedo! Trasporto in arrivo. Via, via! Finalmente! Mitch, fai salire il presidente! Ok. Mitch, la porta! Devo aprire la porta. Che disastro. E ora qua c'è un bug. Sei un uomo morto. Reset. Appunto, si alza e va via. L'arma migliore ce l'hai dentro la testa. Usala. Però capito, essendo una simulazione, questa qua è il suo braccio. Okay. Ammazzi i... Per me quel braccio vale più di tutta la struttura. Come se la cava? È presto per dirlo. Beh, continuate, è un grande... Ammazzi i cosi... Ed è un peccato. Gli altri, però in maniera virtuale, capito, per quello. Salta su! Sì, che è una simulazione sta qua. Vedete? Però è bella come cosa, cioè... Su, saliamo in macchina. Andiamoci a fare un giretto, dai.
Joker, portiamo Mitchell in laboratorio. Tu intanto prepara il simulatore. Ricevuto, boss. Questi sono tutti armamenti avanzati. Atlas al momento possiede l'esercito più grande al mondo, ma non rispondiamo ad alcuna nazione. A differenza del governo, non nascondiamo le nostre risorse. Noi non vendiamo politica, vendiamo solo potere. Siamo una potenza in vendita. Addirittura. Bravo. Non parlo di mero potere militare. Atlas ha costruito infrastrutture in posti come Corea, Sierra Leone, Nigeria, mettendoci pochi anni là dove i governi avrebbero impiegato decenni. A conti fatti, siamo più efficaci dei governi che ci ingaggiano, come mio figlio ha scoperto a sue spese. Mitchell, lo so che non lo fai per soldi. Cioè, mi sta tremando il controllo di mano da quando mi ha finito la simulazione, pensate un po'. Fatti vedere il braccio. Ok, vieni. Andiamo avanti. Sono per qua. Sei il cocco di Iron. Non montarti la testa. Troppo bello come corre lui qua. Vedi qua. Abbiamo creato due nuovi exo. Assalto e specialista. Ognuno ha una funzione primaria e una secondaria. L'exo d'assalto dispone di salto boost e impulso sonico. L'exo specialista che stai usando è invece dotato di scudo e overdrive. Tecnici ti aspettano. Vai a riparare quel coso e rivediamoci qui. Appunto, cioè andare di qua, adesso ci curano. Vediamo un po' quel braccio. Sali qui sopra. Su, metti il braccio sul tavolo. Ok, avvio delle diagnostiche. Adesso prova a muovere il braccio. Solo una piccola modifica. Aspetta. Ok, di nuovo. Ecco il problema. Ancora una volta. Ok, tutto a posto, ma sarebbe meglio controllare la calibrazione. Che adesso ci andrà a tornare adesso dall'uomo di là. Andiamo al poligono. Andare al poligono, che credo che si passi di qua. Da quel che ricordo. È lento, guarda come corre. Ok, per il poligono di qua. Sì, però levatemi. Sotto. E qua dentro, no? Sì. Ora qui, Lona, vuoi dimostrare qualcosa? Non serve, sono ancora la migliore. Boh, pigliamo questo, va. Il tuo exo è dotato di overdrive. Può darti un vantaggio tattico. La batteria non dura niente. Facciamo la simulazione veramente difficile. Vai in posizione, quando sei pronto. Ok. Addestramento puntamento. Fase 1, avvio. Ora l'overdrive.
No! Usa l'overdrive. Fase 3. Avvio. Aiuto. Ne sto mancando troppi. Ok. Usa l'overdrive. Finito? Programma terminato. Punteggio ottimo. Non male. L'ho fatto mediocre prima. Passiamo alle granate. Devi prendere confidenza con le granate variabili. Passiamo alle granite, va. Mi raccomando, ragazzi, cioè iscrivetevi e lasciate like. Ok. Per se vi piace il video, insomma. Comunque anche non farebbe mai male un like in più, un iscritto in più. Approfitto ora per dirvelo. Cambiare tipo di granata al volo, in base alle esigenze. Attiva il terminale. Lancia una marcatrice! Qual è la marcatrice? Ecco. Spara attraverso i muri per colpirli. Ok. Usa le MP per distruggere i droni. Bellina. Lancia una granata intelligente e punta un bersaglio. Ok, non era questa. Non era questa, è questa qui. Raga, cioè devo andare per tentativi anch'io, eh. Bene. Riprova, stavolta si. Non me lo ricordo. Addestramento granate. Solo granate, Mitchell! Usa un'altra marcatrice. Programma terminato, punteggio ottimo. Ancora, doppietta. Andiamo, ci aspettano al simulatore. Inizio dimostrazione verso marca 3, da 5 minuti e da 3 ore. Andiamo al simulatore, va? Sì, ma muoviti, eh. Mi raccomando, Irons ci osserverà. Ti guiderò io. Preparati. Scegli un equipaggiamento. Nell'ascensore. Andiamo al mirino termico. No. No. Aspetta, di bello. Voglio voglio questo. Mi sa di sodo. E allora andiamo avanti, andiamo al simulatore. Okay, saliamo. Stavolta mettilo in modalità assalto. Ricevuto, tutto pronto. Avvio modalità assalto. Inizio simulazione. Ed eccoci dove abbiamo cominciato. Abbiamo cominciato proprio da qui. Via. Faremo a modo. E lì, falli fuori. Usa la overdrive.
Ok. Sai che ho scelto ovviamente un'arma pessima. Non mi ha minacciato la granata ora. Cioè me li saranno massacrato tutti loro, eh. Ok. Che se ben morto. Ok, perfetto. Grazie granata intelligente. Avanzare! Chiamate un medico. Ok. Perfetto. Libero. Ok, ci dobbiamo essere. Andiamo avanti. Ok, scegli un ingresso. Ci vediamo in sala media. Entro in cucina. Aiuto. Meno male, ci sono io. Insomma, mica tanto. E facciamo eruzione. Adesso proprio non si rompe più. Qui per salvarla. Codice identificativo. Alfa, Zulu, Tango. Confermato. Ci segua. Andiamo. Attenzione, Atlas 01. Ho fatto più schifo nella seconda volta che la prima, anzi la quarta, perché questa, avendolo già completato, Call of Duty. Droni! Mitchell, usa il drone d'assalto! Il tuo drone è andato! Ragazzi, cioè quanti sono? È un formicaio, eh! Sai che ho scelto veramente un'arma pessima. Coraggio! Mi sa che qui le chiappiamo. Okay. Libero, avanti! Via, via! Allora la truppa non c'è più, eh? Prophet, ci avviciniamo alla strada nord. Serve un recupero immediato. Ricevuto, ok, adesso dovrebbe andare diversamente da come è andata prima. Oh, perfetto. Una volta senza sbagliare. Prophet, bersaglio al sicuro. Ok, è andata anche la missione 2 adesso. Ok, Prophet, dai posizione. Movimento.
Quasi. Usa lo scudo! Usa le granate intelligenti! Raptor 2-3, arrivo in appoggio. Il nostro trasporto! Oh, ecco, finalmente. La nostra salvezza. Ed ecco Irons. E così abbiamo un nuovo operativo. Direi di sì, signore. Ora basta simulazioni. Bravo, Mitchell. Benvenuto in Atlas. E ragazzi, termina così la missione 2. Io vi ringrazio per la visione, lasciate un like, iscrivetevi e niente, alla prossima, ciao a tutti ragazzi.